Montagne Reali con la dottoressa Anna Sidoti, sindaco della città appunto di Montagne Reale. A maggio finisce il suo mandato amministrativo, quindi ci saranno le nuove elezioni. La prima domanda è d'obbligo: allora lei sarà nuovamente candidata? Penso di sì, penso di sì, chiaramente dopo questo primo mandato di programmi, di attività, di un fervore, credo sia opportuno, ecco, continuare questa attività, se chiaramente i cittadini lo vorranno. Ecco, appunto l'attività amministrativa, noi ci siamo incontrati un paio di mesi fa, l'attività amministrativa di programmazione è continuata. Facciamo un piccolo, diciamo, bilancio di questi ultimi mesi, dei progetti che sono partiti. Sì, è stato un fervore anche perché, diciamo, i primi anni abbiamo avuto una serie di progettualità presentate ai vari assessorati, poi c'è stato un periodo di stallo da parte degli assessorati regionali. Adesso, in quest'ultimo periodo, abbiamo avuto invece la soddisfazione di poterne portare in porto diversi. E, tra l'altro, diciamo, interessando diverse tutte le contrade, innanzitutto perché, come ben sapete, il mio territorio è un territorio abbastanza vasto e abitato in tutte le contrade, quindi si rende necessario intervenire in diverse località. E abbiamo avuto questa opportunità di avere una serie di finanziamenti, la Forestale, in particolare l'assessorato all'agricoltura e foreste, che ci ha dato l'opportunità intanto di cedere i terreni della Forestale, e questa è anche stata negli anni per Montagne Reale una grossa risorsa in termini lavorativi, e in questo particolare momento storico mi rende molto orgogliosa aver raggiunto questo obiettivo, ecco, quello di poter cedere un'altra volta questi terreni alla Forestale, e spero veramente di cuore, insieme a tutti i miei cittadini, che presto possano partire questi cantieri, da una parte per dare lavoro sui luoghi alla gente impegnata in queste attività, e dall'altra chiaramente quella di poter ridare quel fascino, quella magia che questo bosco, ecco, ha avuto negli anni, e su cui questa amministrazione Sidoti in particolare, si è sempre battuta. Quindi per me è stata veramente una grande soddisfazione. Contemporaneamente abbiamo avuto anche un'altra opportunità, grazie a una convenzione che è stata sempre stipulata tra il Comune di Montagne Reale e l'Ispettorato Forestale, di avere il finanziamento della vedetta, che è proprio la vedetta antincendio a Monte Ilici, che è veramente una location di grande impatto. Molto bella veramente. Quindi questo importante finanziamento, che comunque gestirà l'Ispettorato Forestale, consentirà veramente di avere un altro punto di riferimento importante, sia come alloggio di quanti faranno le vedette, e sia per tutto il territorio, anche di quanti vorranno venire ad apprezzare questi nostri boschi, quindi poter alloggiare lì. Mi pare che adesso partiranno anche i lavori per la banda larga, Sì, no? questo è un altro importante risultato che il Comune di Montagne Reale è riuscito ad ottenere, entrando in un finanziamento in cui sono stati pochissimi comuni, tra l'altro, ad essere inseriti, e Montagne Reale ce l'ha fatta. Abbiamo questo sistema, diciamo, abbiamo sofferto un po', però ecco, alla fine siamo stati ricompensati con la banda larga. E i lavori veramente sono in prossimità, dovrebbero partire veramente a giorni. Stiamo sollecitando i vari enti che devono rilasciare le autorizzazioni alle ditte affidatarie dell'appalto. E già Montagne Reale ha rilasciato l'autorizzazione di competenza grazie ai nostri uffici, all'ufficio tecnico. La provincia regionale ha rilasciato anche, adesso stiamo aspettando il comune di Patti, che comunque anche loro si stanno attivando, e quindi dovranno rilasciare, perché riguarderà anche il territorio del comune di Patti, chiaramente. E questo è veramente un importante obiettivo per Montagne Reale, in un momento in cui il web ormai è diventato, ecco, alla portata di tutti, e quindi è importante che anche il comune di Montagne Reale si doti di questo strumento, che al contempo, diciamo, è potentissimo, perché è un segnale veramente all'avanguardia. Numerosi sono anche gli altri interventi che stiamo facendo, in particolare abbiamo già appaltato due importanti interventi che riguarderanno la viabilità. Non la viabilità, perché purtroppo le strade risentono un po', tra l'altro stiamo venendo fuori da una stagione invernale particolarmente rigida, e quindi abbiamo numerosi interventi da eseguire su tutte le nostre strade. E con questo importante intervento, che già è stato appaltato, dobbiamo soltanto dare inizio ai lavori, e aspettiamo che il bel tempo ci venga incontro un pochettino per lavorare in condizioni di serenità, e partiamo con questo intervento molto importante.
Un altro importante intervento riguarderà gli impianti sportivi. Impianti sportivi su cui il paese, su cui l'amministrazione si è sempre battuta e che adesso avremo l'opportunità di eseguire degli importanti interventi al Palazzetto dello Sport, al campo di calcetto a 5, realizzeremo anche un campo di basket e pallavolo a Montagne Reale, ripristineremo il campo da tennis, che è veramente, era uno dei primi campi che il territorio, cioè che è nato sul territorio, uno dei primi campi nella zona, e adesso, siccome è stato interessato da un piccolo cedimento, adesso lo rimetteremo in pristino e quindi speriamo veramente a breve di poterlo avere. L'intervento riguarderà anche l'impianto sportivo di Santa Nicolella, dove c'è un campo di calcio, che quindi potremo rimettere in pristino anche quello, e chiaramente degli interventi di sistemazione anche della piscina comunale. Ho visto che avete messo anche un servizio di pullman per chi ha bisogno di cure termali, quindi diciamo in un periodo di crisi venire incontro anche alle famiglie che hanno bisogno di cure. Sì, l'amministrazione, diciamo che nonostante ecco, la crisi, abbiamo sempre cercato di non fare mancare i servizi essenziali alla cittadinanza. Ci sono dei servizi su cui sono stati di eccellenza e che per noi sono veramente all'avanguardia. Partiamo dalla mensa scolastica, il servizio scuola busta per i bambini e per gli anziani il servizio abbiamo accompagnato alcuni anziani a fare delle cure che seguono secondo delle terapie specifiche durante l'anno. Ci sono dipendenti comunali che giornalmente, quotidianamente accompagnano gli anziani presso le strutture sanitarie sul territorio e questa opportunità che abbiamo se da sempre fatto, questa di portare gli anziani a effettuare delle cure termali. Adesso abbiamo già pubblicato l'avviso, partiremo a giorni e andranno a questo centro che c'è qui a Terme Viguatore, un importante centro, e quindi daremo l'opportunità agli anziani e ai bambini di usufruire di questo servizio. Grazie anche alla struttura chiaramente termale che ci dà questa opportunità, perché mettono il servizio di trasporto gratuito. Parliamo di un altro importante problema, quello dei rifiuti. Com'è la situazione a Montagne Reale? Guardi, sui rifiuti purtroppo io attualmente sono sotto regime di ordinanza sindacale, quindi diciamo sono distaccata dal lato. Con tutto quello che ne può conseguire. Purtroppo mi sento di dire che a livello regionale non siamo stati supportati in questa, noi sindaci, in questo cammino molto complesso, non solo di veramente di impostazione del perché ato rifiuti. Ato idrico, diciamo tutta una serie di problematiche che a volte purtroppo non vengono veramente affrontate a livello regionale, ma anche da un punto di vista normativo. Come ben sa, la materia dei rifiuti è governata, diciamo, da problemi anche di ordine penale, per cui noi sindaci siamo sempre dobbiamo sempre agire nei limiti perché è facile, ecco, diciamo, sforare, andare e quindi con conseguenze che poi possono essere non solo personali, ma anche ecco, su tutta la collettività. Per cui da una parte abbiamo voglia di fare, dall'altra veniamo un po', diciamo, blindati da questo sistema rigido che c'è, perché la normativa è veramente severa in questo senso. Per cui possiamo agire e possiamo essere autonomi fino a un certo punto. Per cui io quello che ho fatto è che con la mia firma ho scritto lettere a tutti e ho contestato, ho denunciato fatti che non ho condiviso e da questo punto di vista sono tranquilla. Dall'altro punto di vista, chiaramente ho cercato di garantire le condizioni igienico-sanitarie minime, cercando di non aggravare tantissimo sulle tasche della cittadinanza, perché in questo particolare momento non ce lo possiamo permettere. E quindi tutte le mie scelte sono state proprio volte a questo. Ogni scelta l'ho bloccata nel momento in cui ho visto che questo si sarebbe potuto tradurre in un aggravio di costi per la cittadinanza. Mi sono fermata sempre quando ho visto anche questo. Per cui cercando di garantire le condizioni igienico-sanitarie essenziali che ogni comunità si aspetta e che noi sindaci dobbiamo garantire. Dopo, quando ho visto che, insomma, per esempio, voglio dire, per me ero molto legata, volevo, ci tenevo tantissimo ad avviare la raccolta differenziata porta a porta, appena ho visto che i costi non potevano essere più veramente controllati, allora ecco, ho bloccato il tutto. Ho sempre lavorato in questo senso. Nel momento in cui si va oltre, allora mi sono fermata.
e all'esame, diciamo, una proposta che vorrei portare avanti in un qualche modo. Non mi sento di anticipare perché se prima non la setterò e non sarò sicura di poterla attivare, ecco, non l'avvierò. Però abbiamo tenuto diversi incontri con la cittadinanza, ho visto la massima disponibilità da parte di tutti, la mia cittadinanza è proprio pronta, vorrebbe, sente l'esigenza di avviare questo tipo. Però ecco, se poi abbiamo il compostaggio, però alla fine non diamo l'opportunità al cittadino di avere un ritorno economico, allora io sono sindaco e non posso prendere in giro, faccio politica, però non mi piace prendere in giro la gente. Quindi dico le cose che effettivamente si possono fare, si possono mantenere. La gente se fa la raccolta differenziata deve averne un ritorno economico perché è uno sforzo, è un segno di civiltà. E quindi se non riuscirò a ottenere questo obiettivo, ecco, non vado in giro dicendo avviato, faccio, però poi ecco, dobbiamo avere delle certezze. C'è un risparmio, c'è un rispetto per l'ambiente e quando tutto sarà in ordine, perfetto, ci presenteremo con un programma valido e attuabile, allora si attuerà. Altrimenti vorrà dire che aspettiamo che la regione, che crede a questo punto non può più rinviare, perché era il primo punto all'ordine del giorno del governo Crocetta e penso che il Presidente adempirà a questo suo obbligo, a questo suo impegno. Progetti in via d'attuazione prima della fine di maggio? E adesso quindi abbiamo avviato, diciamo, tutte le procedure per addivenire all'approvazione del PRG, grazie alla presentazione della via VAS all'assessorato Territorio e Ambiente. Aspettiamo da un momento all'altro che arrivi questo parere dell'assessorato, che era un altro aspetto molto importante su cui mi sono battuta, è anche quello dell'ampliamento del cimitero comunale. E adesso ormai siamo alla commissione cimiteriale, sta esprimendo il parere, quindi diciamo che pure questo è già in fase di attuazione. E chiaramente poi l'attenzione che si è rivolta da questa amministrazione agli impianti di depurazione, uno è già in corso, l'altro è in fase di gestione, perché ritengo che siano due importanti investimenti da portare avanti. Per quanto riguarda il potenziamento della rete idrica, sono stati fatti diversi interventi, soprattutto in zone di ampliamento, quale la zona delle case popolari a Montagne Reale, zona case popolari Santa Nicolella, che è già in fase di affidamento, e tutta una zona del centro storico del comune di Montagne Reale. Quindi abbiamo guardato, diciamo, a tutti questi aspetti, rete idrica, fognaria e ampliamento del cimitero, che sono proprio, ecco, qui, che pronti per essere attuati. C'è un progetto, un'idea, un'iniziativa che in questi 5 anni avrebbe voluto portare avanti e non è riuscita per qualche motivo? Sì, ci tenevo tantissimo, però penso che veramente ormai possa, spero prima della scadenza, di poter quantomeno dare la notizia, che era quello della riqualificazione di tutto il centro storico del comune di Montagne Reale. Proprio prevedeva l'acquisto delle case abbandonate, la riqualificazione di tutte queste case e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Era un progetto su cui veramente mi ero spesa tantissimo, anche a livello regionale. Eravamo riusciti ad arrivare quasi, siamo giù lì per essere, però materialmente ad oggi non mi è arrivato il decreto di finanziamento. E ho avuto delle quasi certezze in questi giorni perché ritengo che sia un importante intervento, perché in questo particolare momento della gente che tende magari ad acquistare le casette era un'opportunità per questo territorio ed era una delle prime cose che avevo fatto e che però è rimasta ferma. Ora mi è stato garantito, probabilmente si potrebbe avere il finanziamento da un momento all'altro, quindi ho fatto dei solleciti anche in questi giorni, quindi questo secondo me anche per il territorio poteva essere una bella opportunità su cui credevo tantissimo e credo che insomma si dovrebbe attuare a giorni. Bene, la nostra intervista finisce qui. Ringraziamo la dottoressa Anna Sidoti per aver accettato il nostro invito. Alla prossima.